analizza l'effetto della microstruttura e dei parametri di deformazione a caldo sulla cavitazione di leghe sperimentali alluminio-zinco-magnesio e alluminio-zinco-magnesio-zirconio. E questo studio nasce dall'esigenza di capire e cercare di controllare i fenomeni che determinano la cavitazione, dal momento che essa, tra le altre cose, limita la lavorabilità a caldo dei metalli, può causare frattura prematura e anche seri problemi sulle proprietà meccaniche dei pezzi. Il lavoro verrà esposto secondo l'elenco proiettato dei contenuti. Quindi, dopo una breve introduzione sulle principali proprietà delle leghe 7000 oggetto di studio, si passerà a descriverne la composizione, la microstruttura e le proprietà meccaniche molto brevemente. Vi anticipo che le due leghe differiscono essenzialmente per il contenuto di zirconio e quindi saranno siglate con la sigla A per brevità e AZR. Si passerà poi ad analizzare i parametri di deformazione a caldo, essenzialmente la temperatura e la strain rate, e lo stato microstrutturale dei campioni sottoposti a trazione, rispettivamente ESGAS, come ricevuto, o trattato termicamente, solubilizzato e invecchiato al picco. Quindi il cuore del lavoro è il punto 3, in cui si analizza la cavitazione indotta da deformazione a caldo, con riguardo all'effetto dei parametri di deformazione, all'effetto della microstruttura sulla cavitazione e all'effetto delle dimensioni dei grani. Verranno quindi riassunte le principali conclusioni raggiunte. Le leghe oggetto di studio appartengono alla serie 7000 delle leghe di alluminio. Differiscono dalle altre leghe della stessa serie poiché non contengono il rame. Per questa ragione le leghe senza rame esibiscono una minore resistenza meccanica ottenibile mediante la precipitazione della fase eta'T a seconda del rapporto tra gli leganti principali, cioè zinco e magnesio, e hanno il vantaggio di poter essere raffreddate ad aria ad uscita della pressa di estrusione, esibendo per l'assenza di rame una bassa sensibilità alla tempra. Rispetto alle leghe della serie 5000, alluminio e magnesio, esibiscono utilità superiori e stress inferiori. Rispetto alle leghe invece basate sul sistema alluminio magnesio silicio, che sono quelle estrudibili per eccellenza, un'estrudibilità in genere inferiore. In questo slide riportiamo la composizione delle leghe. Come vi ho anticipato, esse differiscono essenzialmente per il contenuto di zirconio. E quindi, ripeto, le abbiamo indicate come A e AZR. Per quanto riguarda l'effetto degli alliganti, zinco e magnesio sono indurenti, titanio e zirconio sono affinanti del grano e anticristallizzanti, mentre il ferro, in genere indesiderato, è responsabile della precipitazione di particelle costituenti insieme col ferro e col silicio. In questa slide vediamo la microstruttura delle leghe. La lega A che vedete in alto è caratterizzata insieme alla lega AZR che vedete in basso. Entrambe le leghe sono caratterizzate da una microstruttura a grani equiassici di tipo dendritico, con evidente segregazione interdendritica e a bordo grano. Vi faccio subito notare la differenza essenziale, che è la differente dimensione del grano. Sembra infatti che lo zirconio, nella lega che lo contiene, si leghi col titanio, andando a formare un composto appunto a base di zirconio e titanio che limita il potere affinante di entrambi, per cui pur avendo lo zirconio che è un affinante del grano, noi ci troviamo nella lega che contiene zirconio e titanio una dimensione superiore del grano. Come è fatta la microstruttura? L'abbiamo vista al microscopio ottico ed è fatta essenzialmente da particelle costituenti di tipo allungato, come vi dicevo prima, base di ferro e alluminio, e di precipitati grossolani tondeggianti a base di zinco e magnesio. Questa microstruttura è stata confermata dall'analisi in microscopia elettronica con elettroni backscatterati, che ha confermato la presenza di particelle grossolane di zinco e magnesio sia a bordo grano che all'interno del grano e di particelle costituenti ferro e alluminio. La durezza delle due leghe è confrontabile e la vedete in basso a sinistra. Ok, veniamo quindi alle condizioni a cui sono stati sottoposti questi campioni. Allora, tutti i campioni sono stati deformati a temperature di 350 e 400 gradi centigradi e strain rate comprese tra 10 alla meno 5 e 10 alla meno 3 secondi al minuto. Lo stato dei materiali è il seguente: per quanto riguarda la lega senza zirconio, la lega A, essa è stata deformata nello stato ESGAS, nello stato solubilizzato, che significa trattato in forno a 490 gradi centigradi per 2 ore e poi versato in acqua, e nello stato T6, che significa solubilizzato più invecchiato in forno a 160 per 24 gradi centigradi.
mentre la lega che contiene lo zirconio è stata deformata soltanto nello stato esplastico. Prima di continuare, soltanto un breve commento sulle proprietà meccaniche, perché diciamo, mi servirà dopo. Allora, tutte le leghe per quanto riguarda lo sforzo esibiscono il seguente comportamento: più veloce la prova, più lo sforzo aumenta, oppure più a più alta temperatura deformo il campione, tanto più lo sforzo si riduce. Questo comportamento che riguarda lo sforzo accomuna tutte le leghe, indipendentemente dallo stato di trattamento, ed è caratteristico dei materiali in cui la deformazione a caldo è controllata dal recupero. I materiali in cui la deformazione è controllata dal recupero esibiscono anche un'altra caratteristica che riguarda la duttilità, e cioè che la duttilità aumenta quanto più il recupero migliora, quindi ad aumentare la temperatura o a ridursi dello strain rate. Ecco, quest'ultimo aspetto della duttilità non accomuna tutte le leghe, perché questo comportamento lo manifesta la lega A in tutti gli stadi di trattamento, ma non la lega AZR, in cui, come vedete, la duttilità incrementa con la strain rate, e questo comportamento è stato verificato anche in ulteriori prove a temperature più basse, a partire dai 250 gradi centigradi, e sul quale diciamo, stiamo ancora indagando. Ok, quindi veniamo a verificare l'effetto dei parametri di deformazione sulla cavitazione o porosità percentuale. E come lo facciamo? Andando a considerare la lega A deformata a 350 e 400 gradi centigradi e diverse strain rate. Deformiamo il materiale, prendiamo i campioni, una delle due parti derivanti dalla prova di trazione, la prepariamo, ne valutiamo la porosità percentuale lungo la superficie longitudinale dei campioni e la plottiamo in funzione del logaritmo, porosità percentuale in funzione del logaritmo della strain rate a 350 e a 400 gradi centigradi. Cosa si osserva? Si osserva che la porosità percentuale valutata sulle superfici longitudinali di questi campioni aumenta a ridursi della strain rate. Il ridursi della strain rate, come vi ho detto prima, comporta un migliorato recupero, quindi migliorato recupero, ridotte concentrazioni di stress, più tempo alla cricca di crescere prima che la frattura propaghi il materiale cera. La stessa cosa, cioè porosità percentuale, incremento della porosità percentuale, si verifica a strain rate fisse all'aumentare della temperatura. Anche questo aspetto comporta un migliorato recupero. Possiamo anche tuttavia ipotizzare, essendo la temperatura di 400 gradi idonea, un contributo nell'hot work, nella prova di trazione, anche di deformazione per scorrimento dei bordi di grano, al quale diciamo, è associata proprio nei materiali a grani grossi la formazione di cricche, per cui l'incremento notevole di porosità che si rileva a 400 gradi potrebbe essere dovuto anche a un contributo di questa deformazione. Quello che vi faccio osservare è il legame tra porosità e duttilità. Tutto ciò che comporta un aumento di duttilità comporta un aumento di porosità. Infatti i due grafici hanno praticamente lo stesso trend. Nel secondo grafico è riportato appunto l'allungamento percentuale dei materiali trazionati in funzione del logaritmo della strain rate. Ok. Queste sono le superfici longitudinali dei campioni sui quali è stata valutata la porosità, i cui valori erano riportati nei grafici precedenti. Che cosa notiamo? Notiamo che all'aumentare della temperatura le cricche sono sia allungate in direzione del carico che allargate in direzione perpendicolare a quella del carico. Inoltre notiamo diciamo, la maggiore duttilità è esibita a 400 gradi e evidente anche la maggiore presenza di dimples alla superficie di frattura. Ancora a 400 gradi centigradi l'intera superficie longitudinale del campione è interessata da cricche, mentre le temperature inferiori diciamo che le cricche si concentrano maggiormente in prossimità della testa di frattura. Vediamo ora l'analisi della cavitazione. Qual è l'effetto della microstruttura sulla cavitazione? Per spiegare questo dobbiamo partire da questi grafici. Nel primo c'è lo stress di picco in funzione del logaritmo della strain rate, nel secondo c'è la deformazione a rottura in funzione del logaritmo della strain rate esibiti dalla lega A, deformata a 350 gradi centigradi nello stato escast solubilizzato e trattato invecchiato al corpo. Cosa si osserva? Allora, innanzitutto osserviamo che la resistenza del solubilizzato è sempre superiore a quella del T6 ed è sempre superiore a quella dell'escasto.
Questo perché la temperatura di 250 gradi centigradi è una temperatura che favorisce la precipitazione dinamica nel solubilizzato e il costring, cioè l'ingrossamento del precipitato nel T6. E questo è stato verificato in altri studi, sia dall'analisi delle curve di flusso e attrazione dei materiali, sia dall'analisi delle curve di invecchiamento degli stessi. E quindi abbiamo che la resistenza del solubilizzato è superiore a quella del T6. Inoltre vi faccio osservare che questo delta di differenza tra la resistenza e il picco si riduce quanto più la prova diventa lenta. Infatti più è lenta la prova, più il coarsening, cioè l'ingrossamento dei precipitati, è favorito anche nel solubilizzato. Di conseguenza i valori del solubilizzato del T6 si approssimano e si approssimano a quello dell'ESCAS, dove abbiamo trovato precipitati grossolani a base di fluoruro magnesio. Per le ragioni che ho ora esposto, ovviamente, dell'utilità dei materiali hanno l'andamento individuato da questo grafico, cioè l'ESCAS ha una utilità superiore al T6 che a sua volta è superiore a quella del solubilizzato. Vediamo qui il grafico precedente, cioè la porosità in funzione del logaritmo della strain rate per i materiali trattati. Cosa notiamo? Che anche qui per i materiali trattati all'aumentare quanto più migliora il recupero, tanto più aumenta la porosità. E notiamo inoltre che la porosità dell'ESCAS si mantiene sempre superiore con pura l'utilità a quello del T6 e a quello del solubilizzato. In realtà precipitati fini o atomi in soluzione solida agiscono, è noto dalla letteratura, che agiscono come punti di concentrazione di stress e quindi dovrebbero favorire l'innesco della cricca. Però proprio per i valori di indurimento imposto dal trattamento termico che hanno subito questi campioni, la cricca propaga molto velocemente, per cui essa non ha il tempo di crescere. Vi faccio inoltre notare che anche qui l'utilità e porosità hanno lo stesso trend. Qui sono riportate le superfici longitudinali dei campioni trattati termicamente sui quali si è valutata la porosità. Vi faccio solo notare che a differenza del materiale ESCAS che abbiamo visto nelle slide precedenti, qui la porosità interessa esclusivamente la zona prossima alla superficie di frattura, è molto limitata, e nel T6 effettivamente notiamo una porosità leggermente superiore al solubilizzato. Okay. L'ultimo punto era l'analisi della cavitazione. Qual è l'effetto della dimensione dei grani sulla cavitazione? Sì, grazie. Parlo di questo perché appunto abbiamo detto che la differenza essenziale tra la lega con silicone e senza è appunto la dimensione del grano. Allora, il solito grafico che riporta la porosità in funzione del logaritmo della strain rate per la lega A e per la lega ZR. Che cosa si nota? Si nota che il trend è sempre lo stesso, cioè al migliorare del recupero, quanto più lenta è la prova, tanto più cresce la cricca, aumenta la porosità, e si nota che la porosità della lega A ZR è sempre inferiore a quella della lega A. Questo è stato giustificato con differenti ragioni. La prima è che l'utilità della lega ZR è sempre inferiore a quella della lega A e conseguentemente la cricca ha, diciamo, una minor fase di crescita. Il secondo punto è che se noi ipotizziamo che ci sia una deformazione, un contributo di deformazione per scorrimento del bordo del grano, essa dovrebbe essere favorita nella lega che ha i grani più piccoli e ad essa in genere è associata la formazione di porosità. Un altro punto però che dobbiamo considerare è dove si va ad innescare la cricca, e lo possiamo vedere in questa slide in cui qui sopra abbiamo la superficie longitudinale del campione anodizzato e in basso abbiamo la superficie longitudinale del campione senza anodizzazione, senza attacco chimico. Il confronto fra queste due micrografie che cosa ci fa vedere? Ci fa vedere che la cricca si innesca essenzialmente a bordo grano, anzi in particolare nei punti di tripla giunzione dei grani e in concomitanza con le famose particelle costituenti alluminio ferro o alluminio ferro silicio. Okay? Quindi diciamo banalmente forse la minor densità di cavitazione che si osserva nella lega con zirconio potrebbe essere dovuta alla minor quantità di punti tripli data la maggior dimensione del grano, come è stato anche rilevato in altri articoli. Quindi vengo alle principali conclusioni raggiunte. Punto primo, effetto dei parametri di deformazione. Tutto ciò che per queste leghe migliora il recupero incrementa la cavitazione. Effetto della microstruttura.
tutto ciò che indurisce la lega, quindi e tutti gli argomenti termici di indurimento della lega riducono sì la duttilità, ma conseguentemente riducono anche la porosità. Effetto delle dimensioni di grano. Per la lega studiata, un incremento della dimensione del grano ha l'effetto di una forte riduzione della duttilità e conseguentemente di una forte riduzione della cavitazione. E ho concluso.